Amiche e amici bianconeri, bentrovati giovedì 8 agosto, un giovedì 8 agosto importante perché la Juventus annuncia ufficialmente un nuovo giocatore. Allora qui per commentarlo insieme, Filip Kostić è un nuovo giocatore della Juventus, l'avvocatessa Pimenta con l'entourage, lo staff dell'agenzia Raiola a Torino e la tratta Torino-Francoforte è piuttosto calda. Prima di discuterlo insieme, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale YouTube, mettete like al contenuto foto della puntata se questa sarà stata di vostro gradimento e per rimanere aggiornati azionate la campanella delle notifiche. Dicevo, nella giornata di oggi Filip Kostić è arrivato a Torino, seppur in ritardo, e contrariamente a quanto vi avevo detto nella giornata di ieri, è riuscito a raggiungere Torino perché sono stati risolti gli ultimi cavilli. Vi avevo raccontato di problematiche burocratiche che avevano rallentato il suo approdo a Torino perché tutto sembrava definito. In realtà un retroscena che già conoscerete: l'Eintracht aveva giocato al rialzo facendo ritardare la chiusura ufficiale della trattativa. L'intervento di Cherubino con il suo omologo è riuscito a sbloccare il tutto e questa mattina, seppur in ritardo, Filip Kostić è atterrato a Caselle, ha sostenuto le visite mediche superate, ha sottoscritto con i bianconeri un contratto quinquennale da circa 2,6 milioni di euro netti a stagione. Prima di conoscere ovviamente tutti i termini del contratto, ma soprattutto dell'esborso che ha dovuto sostenere la Juventus, dovremo attendere il comunicato ufficiale dei bianconeri, dove saranno poi esposti tutti i termini della trattativa, termini ovviamente economici. Questo ovviamente mi porta anche ad annunciare il vincitore del concorso che avevo lanciato, del gioco a premi che avevo lanciato, che si aggiudica i gadget che avevo messo in palio, ovvero Dario Currenti, a cui chiedo di inviarmi una mail con l'indirizzo nel momento in cui poi sarò nella possibilità di effettuare la spedizione dal rientro dalle ferie, effettuerò la spedizione dei gadget che avevo messo in palio. Dario Currenti, scrivimi una mail a gramobianconero@gmail.com, appena possibile ti invierò i gadget e poi ovviamente me ne darai conferma del ricevimento. Tornando invece alle vicende di casa Juve, la presenza dell'avvocatessa Pimenta, del staff dell'agenzia Raiola alla Continassa era per discutere i termini delle posizioni relative a Luca Pellegrini, così come a Moise Kean, e fare il quadro della situazione relativamente alla condizione che sta attraversando Paul Pogba. Su Pogba non ci sono grandi novità, si prosegue con la terapia conservativa. Per quanto riguarda invece il discorso relativo a Luca Pellegrini, tratta calda Francoforte e Torino, perché se Kostić è approdato a Torino sottoscrivendo un contratto con la Juventus, è molto probabile che il terzino sinistro Luca Pellegrini, annunciato nei giorni scorsi in uscita dalla Juventus, Juventus che sta facendo spazio, Juventus che sta cercando di assecondare un po' anche le volontà dei giocatori che hanno chiesto di essere ceduti, Luca Pellegrini è uno di questi, e dopo l'incontro con l'avvocatessa Pimenta, dopo l'aver giocato al rialzo da parte dell'Eintracht di Francoforte, pare essere stata trovata la quadra intorno al prestito secco di Luca Pellegrini all'Eintracht di Francoforte, che potrebbe già nella giornata di domani volare a Francoforte, sostenere le visite mediche e accordarsi con il club tedesco per una stagione in prestito secco. Chiaramente la situazione che vede l'uscita di Pellegrini in prestito secco mi porta a pensare, ripeto, mi porta a pensare, non ho informazioni certe, quello che erano i miei aggiornamenti ve li ho portati ieri sul canale, ovvero da più parti ho ricevuto conferme che non c'è nella dirigenza bianconera la priorità terzino sinistro, e quindi l'uscita in prestito di Luca Pellegrini, così come quella precedente di Cambiaso prelevato dal Genoa e girato in prestito al Bologna, mi portano a pensare che realmente la Juventus non andrà ad effettuare operazioni in quella porzione di campo, perché obiettivamente mi risulta difficile pensare che si facciano delle uscite in prestito per andare a investire ulteriori denari sulla posizione del terzino sinistro. Tutto questo ancora una volta mi spinge nella direzione di una difesa a tre, con Kostić, ufficialmente giocatore della Juventus ad oggi, lo ripeto, titolare, ed Alexandro a farne la riserva. Vedremo se queste saranno intuizioni, sensazioni poi confermate da Massimiliano Allegri. Certo che a tutti quanti voi che mi avete scritto difficile fare la difesa 3 perché non abbiamo i centrali, beh, voglio ricordare che piaccia o non piaccia, allo stato attuale la Juventus dispone di 4 centrali effettivi più Danilo, che può giocare da centrale, e quindi con Rugani, Gatti, Bremer, Bonucci
e Danilo. Da quel punto di vista la coperta non sarebbe assolutamente corta. Poi sulla qualità, sugli effettivi possiamo disquisire quanto vogliamo, ma allo stato attuale, avendo un solo terzino sinistro di ruolo, ovvero Alexandro, con l'uscita di Luca Pellegrini, probabile all'Eintracht di Francoforte, l'uscita di Cambiaso, mi risulta piuttosto difficile, nonostante la presenza di De Sciglio, che può giocare sull'out di destra e sull'out di sinistra, che la Juventus farà una stagione con terzini sinistri, Alexandro e De Sciglio, con tutto il rispetto. E quindi quelle sensazioni che avevo sono rafforzate da quello che si sta sviluppando in queste ore. Tra l'altro, con l'avvocatessa Pimenta, l'entourage dell'agenzia Raiola, ovviamente presente alla Continassa, si è parlato ovviamente anche della posizione di Moise Kean. Moise Kean, che è stato punito dal punto di vista disciplinare con l'esclusione dalla sfida contro l'Atletico Madrid, e quindi si è, oltre al chiarimento tenutosi tra Allegri e lo stesso giocatore, che pure aveva fatto bene nella prima parte della preparazione presentandosi tirato lucido dal punto di vista fisico, si è discusso e con l'avvocatessa Pimenta può essere, e con l'entourage ovviamente dello staff di Nino Raiola, si potrebbe essere paventata anche per lui una possibile soluzione fuori dalla Juve. Soluzione fuori dalla Juve che non è semplice, perché la Juve, lo ricordiamo, ha una sorta di obbligo di riscatto nei confronti dell'Everton, quindi dovrebbe prima prelevare il giocatore a titolo definitivo dall'Everton per poi cederlo ad altra pretendente senza sviluppare alcun tipo di minusvalenza. Questo è sostanzialmente quello che si è sviluppato nella giornata di oggi, con la Juventus che continua a lavorare all'uscita di Adrien Rabiot, con Madame Rabiot, Veronique, agente del giocatore, che diciamo deve incontrare i vertici del Manchester United per trovare la quadra per un trasferimento del giocatore in Premier League. La sensazione è che questa operazione possa andare a conclusione, e quindi con l'uscita di Adrien Rabiot poi la Juventus dovrà lavorare anche in entrata per regalare a Massimiliano Allegri un centrocampista che possa essere di personalità, di qualità e di affidabilità in un centrocampo che allo stato attuale, con l'assenza di Paul Pogba, si presenta più o meno come quello dello scorso anno, con l'aggiunta di un Nicolò Fagioli fresco di rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2026, che sarà sicuramente parte della rosa della Juventus, perlomeno fino al mercato di gennaio, allora quando la Juventus, alla luce di quello che avrà sviluppato con presenze con i vari Miretti, Fagioli e tutto quello che sarà ovviamente il completamento della rosa che ci sarà da qui alla chiusura del mercato, capiremo meglio se Fagioli sarà stato veramente un punto di riferimento per i bianconeri, per Massimiliano Allegri. Un Fagioli che nel corso di questo precampionato ha impressionato positivamente, nonostante il flop nel corso della sfida con l'Atletico Madrid, ma chi in quella sfida non ha fatto flop. Quindi vediamo se l'uscita di Rabiot porterà, chi porterà la Juventus, perché qualcheduno ancora arriverà. La Juventus è vigile, lavora, e adesso le notizie fresche sono l'ufficialità di Filip Kostić, la partenza probabile di Luca Pellegrini, destinazione Francoforte, e poi rimanete sintonizzati perché sicuramente avremo ulteriori aggiornamenti. Iscrivetevi al canale YouTube, mettete like al contenuto, azionate la campanella notifiche, ci sentiamo presto, fino alla fine. Forza Juve, ciao!